Domenica 24 marzo siamo stati al concerto di chiusura del premio Giuseppe Alberghini, un concorso indetto per giovani musicisti e compositori residenti nella regione Emilia-Romagna. La quarta edizione è la prima in assoluto regionale, è stato un tentativo ed è stata una vittoria, 261 iscritti, direi che è un bellissimo risultato per un concorso che ha appena 4 anni di vita. C'è stata l'apertura appunto a tutta la regione, per cui c'è stata una partecipazione molto forte anche dalle province che non sono Bologna, quindi anche le province più lontane, dalla Romagna, da Rimini, da Piacenza, insomma tanti partecipanti. Giuseppe Alberghini è uno dei fiori musicali più significativi cresciuti in quel comprensorio che noi definiamo il cento pievese. Alberghini è stato un violoncellista, ma è stato anche un costruttore di strumenti, un liutaio, e al termine della carriera concertistica praticamente mise su 2 scuole, una a New York e una a Chicago, dove insegnò la sua arte a tanti allievi. Adesso c'è una produzione di musicisti dai nostri conservatori di altissima qualità. Sono tutti ragazzi molto generosi, consapevoli, che si avvicinano alla musica sapendo che non sarà una carriera facile e quindi hanno tutta la mia ammirazione. C'è stata una grande varietà sul programma proprio perché volevamo rappresentare un po' tutte le categorie, le sezioni del nostro concorso, che sono tantissime, quindi pianoforte, strumenti a fiato, strumenti ad arco, chitarra, musica d'insieme, musica da camera. Quindi abbiamo cercato di rappresentare con le eccellenze del concorso di quest'anno tutto un ventaglio di proposte che ci sono arrivate e che secondo me sono tutte molto valide. Trovo che nel mondo della musica, dello studio della musica, ci sia bisogno di più contatti. Cioè, lo studio della musica, come sapete, è uno studio singolo, si va dall'insegnante da soli. Questo spesso è un limite, perché manca, soprattutto nei conservatori italiani, il momento comunitario. Cercare di ascoltare più musica possibile, cercare sempre di suonare insieme ad altre persone. Anche se si vuole fare il solista, è importante però, perché nella musica la cosa più importante è prima ascoltare e poi suonare, e per ascoltare bisogna essere in più di uno.